Tre busti vuoti. Interessante. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati da M Tactical, il vostro negozio di fiducia per attrezzatura soft air, airsoft, tattica, militare, equipaggiamenti vari e molto molto altro. Oggi, come potete intuire dal titolo, andremo a paragonare tre setup diversi. Uno sarà ovviamente il mio, l'altro sarà quello di War e il terzo sarà di un ospite speciale. Andremo a spiegare per filo e per segno perché utilizziamo determinate tasche, perché le mettiamo in una determinata posizione, quali sono i sistemi personali che ognuno di noi utilizza per poter giocare in maniera comoda. Potrete quindi trovare un sacco di spunti per equipaggiare le vostre repliche, criticarci o semplicemente divertirvi. Detto ciò, prima di partire, come al solito, sigla. Come detto, non sarò solo, quindi inviterei ad entrare le nostre due veline. Più lentamente non era possibile, vero? Ovviamente qui con me c'è War Black. Il mio setup già lo conoscete. Non tutti probabilmente, però magari probabilmente quello di Fox avete già visto. Ragazzi, il mio step già lo conoscete, forse non tutti quanti. In ogni caso li metteremo proprio a confronto, così da poter vi dare non solo una pappa pronta, ma bensì tre pappe pronte, così che magari la quarta la facciate voi col vostro setup. Sì, perché faremo un raid My Setup 2, quindi potete già cominciare in realtà a mandarci le foto quando state vedendo questo video, e sarà uscito ovviamente un reel apposta su Instagram. Se volete maggiori informazioni e se le volete, andate a fine video dove vi spiego esattamente come partecipare, perché ci saranno delle regole molto chiare a questo giro. Finiamo come è già successo dopo il primo, che il sottoscritto si ritrova 84 chat sul numero del negozio con mi fa il rating del setup. Adesso partiamo a vedere i setup. Eccoci qua ragazzi, abbiamo qui il mio tattico. Partiamo velocissimi dal frontale, tanto qualcuno di voi, ripeto, l'ha già visto, ma è comunque molto semplice. Abbiamo una quintupla porta caricatori SMG, questi qua sono i caricatori dell'MPX. Questa è una tasca Templar Gear. Il mio tattico in realtà è al 90% Templar Gear, perché la base stessa è un CPC della Templar. Questo è generazione, se non sbaglio, 1.9, comunque una delle vecchie generazioni, ormai siamo arrivati alla 4. Con il suo pannellino apposito che si può staccare tramite queste clip direttamente, andando così a cambiare rapidamente il frontale del tattico. Questo perché può capitare che io in urbano usi anche le MCX, che invece gira in calibro 5, col caricatore da 5. Abbiamo sul frontalissimo una Astrolabio generazione 1, sempre Templar, e per chi non la conoscesse, la tasca porta telefono, eccola qui. Il telefono va qui su questa parte del vetrino, ho lasciato stare le patch scabrose, ma tanto questa la vedo soltanto io, che si va a richiudere, molto bella. Soprattutto questa qua è la Gen 1, la Gen 2 è ancora più fenomenale come tasca, ma chi tardi arriva male alloggia. Abbiamo qui una porta tourniquet rigida, il tourniquet è una scala medica, non è un cat originale, tuttavia è un tourniquet vero certificato, con taschina rigida attaccata, sempre con una... attaccato sempre con un accessorio Templar Gear, che è questa piccola wing che ha i due passanti molle sotto. Molto comoda anche per attaccare questo tipo di tasche sotto al cinturone. Io ho usato comunque sotto al tattico. Sopra, vabbè, patch di squadra, abbiamo il primo PTT. È un sistema e armor M52, quindi ha il PTT piccolino con jack 3.5, che va poi a fare da riporto per il PTT principale, che invece è qua sopra. Molto comodo perché è molto morbido e qui è un posto dove non ci prendete contro facilmente, quindi da usare d'emergenza da Dio. Sempre sopra abbiamo una cinghia d'emergenza Mantis, un punto con attacco molle sul posteriore del tattico. Io uso una due punti di solito, ma se mi capita la situazione in cui per molto tempo devo operare in spazi molto stretti e sicuramente farò tante transazioni tra fucile e pistola, allora l'attacco a questa, che tanto è sempre pronta, e mi risparmio di dovermi aprire e chiudere la cinghia a due punti in continuazione. Passiamo al lato sinistro, taschina backward flap della Claw Gear, taschina introvabile ormai, dove ci metto dentro un multitool. Vabbè, questa qua è un SOG perché sì, ma è un multitool, comunque metteteci quello che vi pare. Nasce come porta caricatore pistola, di fatto l'ho adattata al multitool. Due caricatori in 5.56, perché? Perché questo tattico in realtà nasceva una volta per l'MCX,
che di fatto girava con questi. Infatti l'altro pannello ce l'ho con la tripla 556. Tuttavia, visto che 5 da SMG mi bastano e alla squadra invece servono sempre, i due li metto qua, li lascio qui, non cambio le tasche. Sono estrazione rapida, sono sempre Templar Gear, non generazione 4 ma quella prima, quindi ci si trova comunque molto comodi. Dietro, ancora proseguendo, abbiamo una porta radio. Porta radio, io dentro ci ho messo la mia Midland G9, tuttavia ci potete mettere il cavolo che vi pare. Questa è la vecchia generazione, la nuova due passanti molle, questa una sola, quindi tende a fare un po' questo quando correte tanto. Ripeto, nuova generazione, problema risolto. Il posteriore, il mio posteriore è tendenzialmente molto scarno. Abbiamo, beh, patch di squadra, gruppo sanguigno, ok, sì, sono B+. Poi, tasca utility, ci metto dentro la roba senza senso, tipo un tappino rosso per il trasporto, tipo dei fazzoletti, tipo delle barrette energetiche, comunque cose che sicuramente non mi serviranno d'urgenza. Abbiamo poi, invece, la flash di squadra, un FBG6 della Tagin, dentro tasca Templar, apposta per la flashbang, e molto comoda perché ha le alette di sicura qui sotto, ma ci potete infilare anche proprio la leva della sicura della granata, in modo che qualsiasi cosa succeda lei non detoni, neanche se io adesso togliessi l'anello senza toccare la granata lei non esploderebbe lo stesso, quindi mi sento anche sicuro di avercela addosso una tasca del genere. Questa è nata per il compagno dietro durante un ingresso a due o più, prende la tua granata e la tira al posto tuo mentre tu stai ancora in puntamento. Tra i due ho messo una trifold, questa è vera, non è quella da allenamento, un po' per far setup, spero di non dover mai usare una vera per fare una giocata, perché sono 30 euro che se ne vanno al cesso, quindi facciamo 30, no, un po' meno, comunque facciamo in modo di tenerla lì solo per estetica. Vedete poi più avanti che ho anche quella effettivamente che uso, dammi. Ultimo lato, il lato destro invece ha solo tre tasche. La prima è una doppia porta caricatore 556, che questa effettivamente sono per i caricatori di squadra e più indietro possibile, io lì non riesco a metterci manco mano a momenti, comoda invece per gli altri operatori. In alternativa può portare anche l'Odin, quindi il BB loader grosso per caricare poi i PTS. Avanti abbiamo con tasca porta granata urgente ma non troppo, in urbano ho scelto di mettere in questa posizione la fumogena perché hai tempo per cercartela, non tantissimo, quindi è mediamente comoda. Infine, con la massima rapidità d'estrazione, c'è questa tasca qui, che in realtà è una 556 elastico. Questa è una Blue Force Gear perché già l'elastico tende a sfibrarsi subito, quindi no hatefield, no quelle porcate. Blue Force Gear la fa benino, questa qua c'ha già 3 annetti di utilizzo e ancora comunque non sembra la... Questo è il mio plate carrier, un tempo era quello che utilizzavo per il boschivo, ma ho deciso di fare un cambio e lo utilizzo quando faccio allenamento per vari motivi che vi spiegherò dopo, anche perché adesso in boschivo uso un chest rig. Esploreremo il perché più avanti. A differenza di quello di War, non ho voluto sovraccaricarlo, metterci più di quello che effettivamente mi serve, perché è pensato per operare quando fa caldo e non ho voglia di avere 200 robe addosso, voglio essere un pochino più leggero. Partendo dalla roba abbastanza ovvia, ho una tasca portatelefono copia cinese di quelle che costano di più, ovviamente funziona perfettamente, ha l'elastico interno che mi permette di attaccarci il telefono e nel caso anche l'adesivo velcro. Sono ovviamente economiche, però fanno precisamente quello che devono e ovviamente metto la videocamera sotto questa patch in modo tale che non possa essere colpita. Per adesso mi sto trovando bene, le sto ancora testando, però come molta della roba su questo tattico. Tripla porta caricatori Templar Gear, ho scelto questa con l'elastico di ritenzione sopra e anche il modello un pochino più incazzatino perché avevo la necessità di utilizzarla in boschivo e non volevo che il caricatore saltasse fuori. La si può utilizzare perfettamente anche in urbano, ovviamente lasciando magari il primo caricatore di ricarica non coperto. Subito sotto troviamo una Kangaroo Pouch, una tasca scrotale come vi abbiamo abituato della Warrior. Patch di squadra, ovviamente, devo dire che è fatta veramente molto bene perché ha tre tasche, le cerniere non si incastrano mai a differenza di altre Kangaroo Pouch che ho avuto dove si incastrava veramente tutto e ho un paio di manette di quelle tipo le trifold però economiche e poi soprattutto, visto che le uso per giocare quando ci alleniamo, dei pennarelli perché ci segno le sagome o li do a quelli che non se li portano dietro quando alleno. E poi un Victorinox che è incredibilmente comodo per fare una miriade di regolazioni sulle repliche.
cerniera anche interna, che però non utilizzo mai perché uno è scomodo arrivarci, due non serve a nulla. Ultima parte importante di questa tasca è che poi posso incastrare i pennarelli anche qua sotto o i Cylum a seconda di quello che mi serve. Cosa importante che non ho detto prima, questo è un CPC Templar Gear con attacchi ROC, quindi un CPC ROC. Ho scelto questo modello perché ho già un modello nero dove ho semplicemente gli strap, quindi senza gli attacchi a sgancio rapido. Ci sono delle differenze abbastanza importanti con quello che non ce le ha. Personalmente il taglio delle piastre e la comodità la preferisco in questo, perché non devo stare lì a settare, mettere dritti gli strap frontali tutte le volte. Sono preferenze mie, li uso entrambi, mi piacciono entrambi. Subito sul lato, come detto, molto scarno, giusto la tasca portaradio che, a differenza di War, ho deciso di mettere qui sul davanti, perché vado a incastrare l'antenna qui e perché posso cambiare canale facilmente. Dovendo magari cambiare squadra più volte durante gli allenamenti, mi viene più comodo averla qui comoda e in generale preferisco averla davanti. Arriviamo a una roba interessante che ho provato ultimamente per vedere come mi trovavo. Questa è una bungee, cioè è una cinghia di retenzione che normalmente serve per agganciarsi ai veicoli, che è montata qui nel posteriore, normalmente attaccata in cintura, qui invece attaccata qui. Perché? Questo è un sistema che ho visto utilizzare a dei Navy SEAL. Serve sostanzialmente, quando ho la cinghia a due punti, a portare la mia replica lunga dietro e, sganciando, bloccando il fucile qui e riagganciando, tenerlo in posizione. Li ho provati quasi tutti i sistemi per trattenere la replica in posizione quando ho bisogno effettivamente di avere le mani libere o di avere solamente la pistola senza che questa vada in giro. Ho voluto provare anche questa e mi sembrava interessante portarla all'interno del video. Vi saprò dire se effettivamente funziona e come mi trovo più avanti, perché la devo ancora testare. Fine della parte destra, passiamo alla parte posteriore. Come detto, molto leggero, molto scarno. Ho deciso di montare questa tasca della Miltech, tra l'altro, quindi rispetto a altre che ci sono è veramente low cost, perché è molto comoda, mi piaceva lo stile. Ci si può mettere dentro sia un camelback che, nel mio caso, un giubbotto catarifrangente nel caso mi serva per indicare che sono colpito o durante gli allenamenti se ho bisogno di risaltare rispetto agli altri giocatori. Mi sono sempre piaciute. Questo è l'unico problema, che era leggermente troppo lunga e per evitare che facesse l'effetto saccottino svuotato, l'ho poi bloccata con delle fascette. L'effetto mi piace, lo fanno anche nella realtà, perché non tutte le tasche si possono adattare perfettamente al sistema che stiamo utilizzando. Non ho PTT o altro perché l'ho cambiato e non ce l'ho rimontato, ma andiamo avanti. Qui dietro ho delle forbici, vengono spesso comode per 200.000 motivi, non mi piaceva metterle sul cinturone, ho pensato di metterle qui. Mi piacciono, fa un po' pandan con i carabiner neri e la cinghia nera. Guanti di riserva, che ho attaccato qui di fianco perché normalmente uso degli 0.5, sempre meccanici, molto più leggeri. Ho tagliato il pollice e le tre dita principali per operare, perché non li userei altrimenti, perché sono troppo grossi e mi risulta molto difficile andare a operare la replica e o ricaricare e o fare tutto quello che mi serve. Li tengo qui di fianco perché se me li dimentico è un problema, i guanti servono veramente spesso e poi sono fighi, belli, piacevoli. Infine ho una taschina porta caricatore della Templar Gear. Sono quelle che hanno i bordi in plastica dura e poi dopo la cordura col pezzo antiscivolo interno. È comoda perché ci posso mettere tutto, da un caricatore extra a un coltello a un multitool a delle batterie, e questo è un setup, ripeto, che deve essere abbastanza modulare per permettermi di adattarmi a varie situazioni in cui mi posso trovare. In sostanza, questo è un sistema di prova, l'ho cambiato e l'ho modificato rispetto a quello che era quando ci giocavo in boschivo, ed è pensato appunto per allenarmi. Rispetto che portarvi il mio solito setup nero, a cui comunque ho fatto delle modifiche ed è interessante, ho pensato a questo. Se volete anche il nostro setup nero e soprattutto quello del cinturone, beh, questo ve lo dice Black. Come diceva il caro Fox, questi setup nascono dall'idea che insieme al tattico ci venga abbinato un cinturone. Alcuni possono sembrare un po' scarni, altri, nel caso in cui il cinturone non venga utilizzato, molto carichi, ma se volete vedere tattico con il cinturone, magari abbinato anche ad alcune mimetiche che aiutano a ingrandire tutta la visione d'insieme, mettete like e, se sarete bravi, avrete un video dedito a hashtag bring the sexy black. Tattico che non avete ancora visto è, partiamo dalla base, sempre di un CPC della Templar, senza gli sganci rapidi. Motivo principale per cui non ci sono è che, soprattutto in urbano, dopo poi ve lo spiegherò anche facendovi vedere il tattico, preferisco avere il tattico molto appiccicato alla pelle per potermi muovere meglio. Ma è un modello che, a distanza di anni, non ho ancora capito perché, è estremamente raro, in quanto è il QR.
CPCQR inteso come questo sgancio particolare qua davanti che se tirato il tattico si scioglie. Si sganciano gli spallacci, si sganciano i cammerbound, si sganciano i due piastroni davanti e dietro, e pensato principalmente per nel caso in cui uno cadesse in acqua che non riesce a nuotare perché nella realtà sei pieno di piombo, quindi diciamo che non avere il tattico addosso ti dà una mano a rimanere a galla. Passando alle singole tasche, partiamo dal frontale che, come quello che ha War, potete vedere la tasca della Templar Gear porta 5 caricatori da solitamente 9, 45, 10 mm. E anch'io ho un MPX, quindi anch'io ho i caricatori per MPX. Questa è la versione speciale, scoprirete forse più avanti perché lo è, non lo sapremo mai finché non mettete like. Quindi 5 portacaricatori MPX, ci giriamo un po' verso la sinistra dove possiamo vedere sistema di comunicazione M52 e Armor, PTT principale a cui si collega tutto l'ambaradam, PTT secondario, quello un po' più piccolino, più comodo magari se si è un po' impegnati, replica in mano, attrezzatura varia, per cui non riesci ad avvicinarti troppo al collo. A fianco abbiamo una cinghia, un punto d'emergenza nel caso in cui, utilizzando anch'io la due punti, si rompesse, non fosse partita da due punti eccetera eccetera, si può andare a ricorrere direttamente a lei, che anch'essa nel caso ha sgancio rapido, della Warrior. Girando un altro po' abbiamo due portacaricatori sempre da Templar da M4. Perché? Perché punto 1, setup nasce anch'esso per 5.56, essendo comunque la mia primaria un Avalon della UFC, quindi di base loro ci sono sempre. In più, mettendo che io stia utilizzando la 9 mm, quindi questi caricatori non mi servono a niente, sono comunque due caricatori di squadra che possono far comodo ad eventuali altri compagni di squadra, essendo anche un tattico che 2-3 volte al mese è in torneo o comunque in giro per l'Italia. Abbiamo attaccato ai portacaricatori per M4 la tasca portaradio, con dentro una bellissima G7, perché sono nostalgico, questa radio sta con me dal mio primo giorno di soft air, che risale a, indovinate nei commenti quanti anni fa. Giriamo ora sul backplate, dove possiamo notare il sistema di comunicazione che scende sulla radio, non ci sono molti modi per bloccarlo, quindi è stato semplicemente infilato nei due passanti che il tattico da Templar fornisce, il passante anche per la bungee che abbiamo bloccata qua sotto la patch di squadra. Poi passiamo alla parte che non ci interessa direttamente, quindi quella dedicata alla squadra. Abbiamo porta tourniquet per la squadra, che spesso e volentieri in determinate milsim, tornei o vari può essere richiesto per obiettivi, catture o anche semplicemente per guarirvi tra compagni di squadra. Abbiamo manette, tourniquet e tutta questa roba non perché vogliamo fare i Navy Silly, ma perché effettivamente uno possono servire se uno si fa male e cade il tourniquet in più, sono belli da vedere, e le manette sono perché molto spesso le dobbiamo utilizzare per i tornei, non perché vogliamo andare in giro a legare la gente. Così, volevo, mi sembrava opportuno dirlo. Sempre. Quindi, porta tourniquet, versione solida, non ne vedo più molti in giro, però è relativamente comodo, perché lo incastri nei molle, lui si blocca lì, grande fastidio non ne dà, fa bene il suo lavoro. Tasca sempre da Templar, AZ1 rip off, perché la sua particolarità è che, oltre a contenere un sacco di roba, si può comodamente strappare, e quindi nel caso in cui dobbiate, ovviamente tra tante virgolette, operare sul campo o essere un po' più comodi, o dovete andare a utilizzare voi direttamente, quindi ve la fate togliere da un vostro compagno di squadra e poi la andate a utilizzare. Vari tascaggi, tra cui piccolo porta bende per metterci dentro cerotti o comunque bende sottili, quindi magari non quelle israeliane. Porta cut che è stato comodamente modificato per portare le manette d'allenamento, perché che senso ha prendere quelle vere quando quelle di allenamento le puoi utilizzare quante volte vuoi. Si possono acquistare da M Tactical Shop, quindi andate a farvi un giro sul sito se non l'avete già fatto. E tasca principale, dove ci sta un po' di tutto inserito nei vari blocchi elastici. Ci sta tanta roba, è molto valida come tasca medica. Non ho ancora avuto la fortuna o sfortuna di usarla, speriamo non succeda mai, ma Templar Gear di solito fa il suo lavoro. Si va a riapplicare con il velcro, si chiude e rimane bella solida attaccata al tattico. Ci spostiamo ora sull'ultimo lato che manca del tattico, che come vedete è vuoto. Perché è vuoto, direte voi? Ti sei scordato di arredarlo un quarto d'ora fa? Possibile, ma non è la risposta giusta. Non è la risposta giusta perché sono sfortunatamente nato mancino, motivo per cui il lato che vedete vuoto è quello sinistro. Il mio stile di gioco preferito e quello che ho adottato negli anni è quello tossico.
ossia correre come un maniaco, scivolare ovunque mi capiti di scivolare. E l'obiettivo di questo cammerband vuoto è quello di avere più mobilità possibile con il braccio con cui impugno il fucile. Quindi posso rimanere stretto sul mio corpo quando vado in puntamento, magari dietro un angolo, quindi in cui devo esporre il meno possibile. Posso rimanere più stretto sul mio corpo quando magari sono sdraiato per terra e il lato su cui ho il fucile deve essere il più attaccato possibile al terreno, ma anche al mio corpo per rimanere in mira. E anche perché, a ragion veduta, che io abbia caricatori per MPX, che sono comunque 5, quindi di colpi ce ne sono a sufficienza, o che abbia quelli in 5,56 che sono sempre 5 con i due laterali, sono sempre comunque a sufficienza, non ho ritenuto che ci fosse necessità di mettere ulteriore attrezzatura sul tattico. Questo perché, come vi dicevo a inizio spiegazione, il mio cinturone fa ampiamente parte del mio setup, quindi senza non riuscirei a giocare correttamente e non avrei sicuramente fatto questo ragionamento sul tattico. Ah, siamo arrivati alla fine di questo incredibile video. Fateci sapere nei commenti qual è il più bello. Quello di War. Perché, come stavo per dire, la vita qui dentro funziona più o meno come funzionava all'età della Pietro. Quella con la clava più grande domina. Quindi sì, fateci sapere qual è quello che preferite, perché qui dentro funziona tutto con mascolinità tossica. Sappiate che sabato, mentre voi guardate questo video e scriverete nei commenti, noi saremmo lì a confrontarci. Lui non sa che il microfono ce l'ho io. Saremmo lì a confrontarci su chi effettivamente ha avuto più voti, quindi fatelo per farci gongolare come dei coglioni. Ma lo fatelo. Tutta questa attrezzatura, quasi, ci salveranno due tasche, è stata acquistata da M-Tactical, quindi super top. Trovate tutti i link in descrizione. Se avete bisogno del nostro consiglio, siamo tutti a vostra disposizione, sia nei commenti che effettivamente anche in negozio. Ma War, se io metto questa tasca sopra quest'altra e faccio un enorme panino in mezzo, ci metto la mortadella e il prosciutto, scrivetelo nei commenti, no? Scrivetecelo pure su WhatsApp, era un esempio stupido, non fatelo. Però, voglio dire, ci siamo, abbiamo un po' di esperienza, lo facciamo da anni, lo facciamo attivamente anche adesso, perché questo è quello che ci distingue da molti altri negozi. Noi effettivamente, ragazzi, giochiamo. Quindi la roba che avete visto non è solo presa da un libro, solo presa da un video, solo presa da tuo cugino che fa il finanziere. È effettivamente... Ma è fisiatra. È fisiatra, mio cugino. Ma è effettivamente provata, cioè, tutte le domeniche... Almeno uno dei tre, se non tutti e tre, siamo in campo a provarle a giocare. Quelli più attenti di voi avranno sentito sicuramente che faremo un nuovo Rate My Setup. Come farete a partecipare a questo nuovo Rate My Setup? È molto semplice. Basta che mandiate il vostro setup con questo tipo di foto. Guardate che bella. La dovrete mandare sul nostro profilo Instagram, ovvero mtactical, trovate linkato ovviamente in descrizione, e non al mio profilo Instagram privato, perché vi piscio, non ve le guardo, perché ce ne avete mandate 180.000 l'ultima volta e mi è partito un rene a trovare tutte. Cosa importante, oltre a mandare la foto, dovete scriverci sotto Rate My Setup 2, deve essere scritto così, altrimenti non le vediamo. E la foto deve essere fatta? Non in singola visualizzazione, non in doppia visualizzazione, non su WhatsApp al numero di uno dei tre o del negozio, non sull'Instagram di uno dei tre, soprattutto quello di Fox. Quindi mi raccomando, pagina M-Tactical su Instagram, foto normale, si chiama la voce conserva nella chat. Se c'è scritto qualcosa di diverso è quella sbagliata. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi, di averci accordato la vostra gentile preferenza. Ditemi che canale YouTube dice questa cosa qui. Vi ricordo che c'è anche un canale secondario in cui escono video incredibili, e con incredibili intendo dire... Grazie di essere stati qui con noi, ricordatevi di mettere like, condividere il video e passare da tutti i nostri social incredibili, ricordatevi il Rate My Setup 2, ricordatevi il Junior Software Camp, che in realtà ci siamo praticamente adesso, quindi se non ci siete veniteci a seguire su Instagram perché vedete un sacco di altre robe. E come al solito, stay angry! Spero ti si spacchi il debimetro anche a te. Io tiriamo no, sorte. No, così mi... no, non si stacca più il microfono. Guarda, prendi questo, ok, adesso te lo infili nel culo.